Wow, che figo! Ovviamente siamo in modalità storia, quindi c'è un'introduzione, come ben vedete. Si parte così? Ok. Possiamo zoomare vicino sulle persone? Sì. Oddio, ma cosa hanno agli occhi? Stanno andando dove di preciso tutte queste persone? Dobbiamo costruire una montagna russa a partire da qui. Dobbiamo posizionare i binari che vanno di qua per raggiungere l'aeroplano. Ok, noi possiamo fare anche cose tipo... Decido di quanto lo voglio far girare. Con R si gira. E vabbè, e si arriva qua. Qui dobbiamo continuare nel frattempo. Ecco, questi sono i binari che ci servono. Dovremmo alzarlo in questo modo. E adesso ci servono binari normali che scendono. E lo facciamo anche girare in questa direzione. Vediamo se riesce ad alzarsi. Ma dobbiamo arrivare qua in alto adesso, ok. Quindi ci servono di nuovo questi. Facciamolo salire ancora più su. E scenderà di botto in questo modo. Cercherei di farlo salire ancora più su. Tanto qui possiamo fare quello che vogliamo, no? Sollevamento a catena. Puoi andare sopra qui. E col binario normale si inizierà a scendere. Però lo facciamo anche girare un pochino. E qua scende giù dritto. Però in questa direzione, così. Lo giriamo anche un po'. Cioè, guardate cosa ho costruito già. Ma che figata è! Deve salire di qua. Così. Allora, vediamo come procede qua. Sale lentamente, ovviamente. Poi inizia a scendere. Raggiunge... Non ha raggiunto i 100 km orari, però. Peccato. Si scende in questo modo. Giriamo qui. Noi possiamo mettere il modulo cannone. Lo facciamo arrivare fino qui. E poi arriva qua. Cavolo, 100 km orari. Wow! Dove è andato? Che fine ha fatto? Ha preso il volo, ragazzi. È finito nell'oblio. Che figata. Già qua posso dire che la costruzione, anche semplice, guidata nel tutorial, nella modalità storia, ti fa capire che cosa puoi combinare con le giostre. È un qualcosa di assurdo. E ovviamente qui non ci sono ancora tutte le funzioni perché siamo ancora in accesso anticipato. Guarda la gente. Allora, noi adesso dovremmo far passare il nostro binario. Cerchiamo di farlo passare tipo in mezzo alla ciambella, in mezzo alle cose. Quindi, raddrizziamoci leggermente e qui dobbiamo mettere il sollevamento a catena, quindi loro devono riuscire ad alzarsi per entrare qui, una cosa del genere direi. Perfetto, iniziamo ad alzarci ancora usando sempre lo stesso binario. Chissà se funziona passare in mezzo alla ciambella. Li facciamo passare sul binario normale facendoli scendere qua. C'è anche la possibilità di fare, oh, oddio, ok, qui devono scendere leggermente, quindi passano in mezzo, passano qui, qui iniziano a scendere, ma facendo questo si evita anche qui. Cerchiamo di evitarlo il più possibile. Vediamo che cosa succede. Qui andranno più sotto, quasi toccheranno la terra. Verrà l'infarto sicuramente. E qui si gireranno dall'altra parte e riprenderanno ad andare dritti. Passeranno più giù, quasi toccando il pavimento. Arrivano qui, arrivano qua. E poi qui dovrebbero salire ancora più su, in questo modo, ancora leggermente più avanti. Procedono dritti. E qui possiamo farli scendere. In questo modo. Allora, io voglio vedere che cosa succede adesso, soprattutto in quella zona. Vai di vomito? Adesso vediamo cosa succederà. Oddio, ha preso in testa. Ha preso praticamente. Vomitino leggero. Qui, cavolo, rallenta troppo. Però va bene, tranquillo. Poi scende giù e vabbè, e poi vola chissà dove. In teoria dovremmo arrivare di là. Sali un botto su. Qual è l'altezza massima? E poi ci si faranno un bel tuffo nel laghetto. 300 metri? Aspetta, non vedo, siamo troppo in alto. Abbiamo fatto 300 metri? Quasi, abbiamo raggiunto il tetto qui per ora. Aspetta, giriamo leggermente. Binario normale per scendere. Io non riesco, stai fermo. Oh, possiamo fare anche una specie di spirale? Sta scendendo giù? Sì. Sono persa. Aiuto. Si scontrano con altre strutture, ok. Allora dobbiamo farli andare di qua, poi di qua. Scende ancora più giù, tipo in questo modo. Vai di qua, perfetto. Gira. E ora mettiamo quello fuori strada. E questo non so bene come funziona, lo capiremo. Curvatura troppo alta. Allora facciamo una cosa così. Anzi, lo facciamo andare. Come devo? Boh, raga, lo faccio andare di qua. Passerà in mezzo all'acqua. E ci arriva, perfetto. Oh, cavolo. Che cosa ho combinato? Sta arrivando! Pronti? Sulle mani! Guarda quella roba là sopra. Velocità normale. Vediamo cosa succede in velocità normale. Adesso quanto ci metterà a salire là sopra? Con i binari tutti rotti. Qui nel frattempo si è rotto qualcosa. Guarda quanto devono salire in alto. E ora iniziamo a scendere!
Oh no, oh no, si è rallentato, no, cavoli. Allora, dov'è che è? Qui, sta tornando indietro. Dobbiamo mettere i binari che vanno avanti, qua, questo, cambiato, perfetto, e qui scenderà, bene, 18 km orari per salire. Beh, non è male, è lunghissima, è in mezzo alla città, questo è figo. Abbiamo imparato i comandi, abbiamo capito che bisogna mettere questi qua a catena che fanno salire su per forza, che li possiamo mettere curvati, dritti, che si rotolano su se stessi. Figo, sono le funzioni base, ecco, questo è il tutorial base che ti insegna, no, le funzioni. Interessante. Sono tanto curiosa di vedere la modalità sandbox. Voglio vedere che cosa hanno come decorazioni base e così via. Bisogna vedere quanto queste montagne pazze in questo modo potranno influire sulla felicità dei visitatori. Perché per esempio su Planet Coaster più le fai pazze più stanno male, quindi non ci salgono sopra. Ok, siamo quasi arrivati alla parte più alta. Ci metterà 10 anni, veramente. Qui si rallenta troppo, avrei dovuto mettere gli altri binari. Però anche qui possiamo vedere le decorazioni, che carine che sono. Una bella salita, quasi 300 metri d'altezza. Abbiamo raggiunto il limite. Dai, su, che ce la potete fare. Quasi, quasi, ci siamo quasi, raga. 300 metri d'altezza. O quasi, insomma. Come sarà la discesa? Lo scopriremo subito. Possiamo anche guardarci intorno. Vai, bro. In terza persona anche. Wow. Questa discesa qui. Cavolo, si vede tutta la città. Mancano solo le persone. La fisica sta chiedendo pietà. Però in questo gioco non ci sono limiti. Ce ne sbattiamo della fisica. Vabbè, siamo quasi arrivati. Non sono riuscito a fare bene la cosa, l'altra cosa che c'era da fare con quelle palle lì. Non ho capito. Iniziamo con un parco divertimenti vero e proprio? Sì! Valutazione massima raggiunta, incredibile. Questa era la prima missione. Nella modalità Early Access Open Beta ci sarà la possibilità di fare solo due missioni della campagna, perché il resto verrà dopo quando uscirà il gioco. Ovviamente, raga, c'è da esplorare tanto la parte delle giostre. Quindi domani noi quello che faremo sarà fare la missione numero 2, un po' come funziona un parco. Bisogna esplorarlo meglio, capire meglio. Però a primo impatto mi piace. Bisogna impararlo un pochino. Mi collego e facciamo partire la live. Parliamo un attimo e poi ci mettiamo a guardare bene che cosa fare. Per ora mi sembra figo. Poi bisogna scoprire di più, no? Perché tutto gira intorno alle giostre particolari e il fatto di renderle impossibili.